Dopo 15 mesi di assenza, l'onorevole Antonello Peru, a seguito della sentenza di assoluzione, è stato reintegrato nell'aula del Consiglio regionale. In occasione della nuova seduta ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa parlando del suo sostituto Marco Tedde. Vediamo un estratto. L'autore è il personaggio che non mi deve interrompere, sono 18 mesi che non parlo, non mi deve interrompere, la prego. Lei sa perfettamente che io non ho padroni, che ho coraggio, che dico la verità e che sono scomodo per questo. Quindi, bavaglio zero. Dicevo che l'autore è quel personaggio che miracolosamente mi ha sostituito. E questo signore qualche giorno prima mi ha mandato un messaggio di amore: mi dispiace, sei la persona migliore di questa vita, sei un amico, la Severino ha mandato al macero secoli di civiltà giuridica e tutti potremmo essere vittime. Vi leggo il messaggio, è incredibile. Dopo qualche giorno ha impugnato, si è costituito, solo tecnicamente, giuridicamente si chiama intervento di comparsa, di intervento volontario. L'ha fatto per farmi stare il più possibile fuori da questi banchi. Noi siamo tutti sardi, non si spara dietro il muletto a secco, bisogna essere seri. Dante collocava queste persone nell'ottavo cerchio dell'inferno. In Sardegna il codice sardo li colloca in un altro cerchio, in quello degli ignobili, in quello degli indegni. Io, cari amici, vi ho raccontato questo perché noi sardi siamo un popolo che riconosce ancora valori profondi, quelli dell'amicizia e della fratellanza, e che a questi comportamenti non merita di rappresentare i sardi, e non merita né oggi né domani di rappresentare.